Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Era il giorno della Parascele e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Parola del Signore. Parola del Santo Evangelo che uccide i nostri peccati. Con un cuore affranto, colmo di sentimenti di dolore, di tristezza, come famiglia dei figli di Dio ci raduniamo in questo giorno dove la Chiesa ricorda e celebra la solennità del cuore sacratissimo di Gesù. In questo giorno vogliamo portarci al cuore di Gesù, guardando, contemplando quel cuore amabilissimo che piange con noi, che spera con noi, un cuore che ama, a sentire la sua tenerezza, un cuore che ci è vicino. Si conclude con quella espressione particolare con cui l'Evangelista Giovanni racconta lo squarcio che viene fatto al costato di Gesù, la pericope evangelica che abbiamo ascoltato: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. E Gesù, allorquando si presenta dinanzi a Santa Margherita Maria, nel convento di Paray-le-Monial in Francia, si presenta a questa suora di clausura e dice: Margherita, guarda, questo è il cuore che ha tanto amato l'umanità. Ci invita il Signore a guardare al suo cuore e a portarci al suo cuore, perché il nostro cuore si accordi al cuore di Gesù. Un cuore che ha sofferto, che sa cosa significa soffrire lui, che è l'uomo dei dolori, che ben conosce il patire e che sa quello che c'è nel nostro cuore. Quel cuore di Gesù che palpitava d'amore e che ha espresso il sentimento dell'amore attraverso il pianto dinanzi alla tomba dell'amico Lazzaro. Quel cuore di Gesù che si muove a compassione verso la madre vedova a cui era morto il figlio nella cittadina di Nain, e Gesù la guarda, fissa il suo sguardo su di lui, su di lei. Gesù guarda, sa
piange con noi. Ci ricorda il beato apostolo Paolo, scrivendo alla comunità di Efeso, che noi possiamo conoscere l'amore di Dio al di là delle conoscenze terrene, solo quando ne facciamo esperienza, solo quando sentiamo tangibilmente con i nostri sensi, facciamo esperienza di Gesù nella nostra vita, allora veramente conosciamo l'amore di Gesù. Quell'amore di Gesù che San Paolo dice che Cristo per mezzo della fede abiti i vostri cuori. Che Gesù abiti i nostri cuori perché noi possiamo abitare nel suo cuore. E dobbiamo guardare a questo cuore che ama, che piange, che spera con noi. Questo cuore che ci dice che non tutto quello che viviamo in questa terra, ecco, ci renderà felici su questa terra, ma solo se saremo con Gesù saremo veramente, pienamente felici. In questo momento chiedo al Signore che dia una carezza al cuore, ai genitori del piccolo Marco, e che dia anche a noi un cuore ricco di compassione, un cuore che sia capace di amare come quello di Gesù. C'è una giaculatoria che spesso recitiamo e che forse dovremmo prendere un po' più sul serio. Cuore divino di Gesù, rendi il nostro cuore simile al tuo. Dovremmo veramente imparare ad amarci tra di noi come ci ha amati Gesù. Sapendo che ciascuno di noi è nel cuore di Dio e che ha un posto speciale. E guai chi tocca i figli di Dio, che Dio tiene nelle sue braccia, che Dio porta la sua guancia alla sua guancia, nell'immagine meravigliosa che ci presentava il profeta Osea, che Dio tiene strette al suo cuore. Chiediamo al Signore la virtù dell'amabilità, dell'amore tra di noi. Sia lodato Gesù Cristo.